testo della Torre di Babele. Quel testo ebraico e questo testo greco sono il testo ebraico e il testo greco del racconto che adesso leggiamo in italiano partendo dalla linea 53. Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Senaar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. Poi disse: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore le disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra. E di là il Signore le disperse su tutta la terra. Raccontino per bambini piccoli. Adesso proviamo a farlo diventare un racconto per adulti. Quella specie di arco che trovate dalla linea 68 alla linea 103 è la strutturazione del testo secondo la ripetizione di alcuni vocaboli chiave. Provate infatti ad osservare. Il testo, alla linea 53, inizia con tutta la terra. Provate a vedere la linea 64 con che cosa finisce. Noi potremmo dire è un caso, ma intanto ne teniamo conto. Se io procedo in ebraico, io trovo l'avverbio di luogo sham, la. Se vi ricordate, prima facendo la lettura dell'ebraico, alla fine del versetto 2, alla linea 23, c'è l'avverbio. Ma questo avverbio è birichino, perché lo trovate anche al versetto 9. Vediamo un pochettino. Alla linea 31, l'ultima parola. Riuscite a vederlo? Ora, tra tutta la terra e Sham, là, trovate quella famosa parola di cui avevamo discusso la lettura. Si può dire lingua in ebraico o sappa o safa, è la stessa cosa. Ora, quella parolina lì la trovate alla linea 22. Quindi prima trovate col haaretz, tutta la terra. Poi trovate la parola lingua, poi trovate l'avverbio sam. A rovescio, verso la fine, trovate Sam, la lingua e tutta la terra, proprio in forma speculare. Si parte dall'esterno, tutta la lingua, tutta la, scusate, tutta la terra, tutta la terra. Poi leggete il testo e trovate la parola lingua, ma anche a basso. Nella penultima, diciamo, posizione trovate lingua, poi trovate la. E nella terz'ultima posizione trovate la. In italiano, la linea 73, c'è un V, si stabilirono, che può scapparvi dall'occhio, ma crea strutture.
come alla linea 99 trovate il La, Sam, che crea strutture. Poi, alla linea 77, avete l'espressione costruiamoci una città. E questa espressione ritorna alla linea 93, sempre in forma speculare si trovano le espressioni. Alla linea 80, per non disperderci su tutta la terra, alla linea 95 il Signore li disperse di là su tutta la terra. Allora non è più un caso. Qui abbiamo un testo che è stato studiatissimo dall'autore. Lui ha scritto e poi ha cominciato a giocare, correggendo, ha cominciato a giocare in questa maniera, creando un centro geografico. Il testo ha un suo centro geografico che è il versetto 6. Abbiamo visto che leggendo un testo, se riusciamo a trovare la struttura, siamo guidati dalla struttura stessa per capire qual è la cosa più importante. Qui la cosa più importante che cos'è? La lingua. Perché stranamente voi trovate la parola all'inizio, linea 70, alla fine, linea 101, e poi la ritrovate al centro. Non si può dire che questo è avvenuto per caso. Che ci fosse agli estremi tutta la terra può essere anche un caso, ma che poi i vari vocaboli si richiamano in forma così regolare, speculare, e ritorni poi al centro ciò che è stato trovato in periferia, beh, questo è un testo molto pensato. Dunque, se è un testo molto pensato, è giusto che ci pensiamo anche noi. Perché è importante questo Safa, questa lingua? Per l'orientale la lingua non è come per noi una specie di strumento puramente comunicativo. Ricordiamoci che per l'orientale il linguaggio, guarda caso, come per noi moderni, è creativo della realtà. Proviamo a pensare un momentino. Se io non riesco a dare il nome ad una cosa, quella cosa nei miei ragionamenti non esiste. Oggi noi abbiamo un Vangelo che è molto bello. Troviamo la seconda parte del Vangelo, il comandamento dell'amore. E nella prima parte del Vangelo di oggi troviamo ripetuto su 7 stichi 5 volte il verbo doxazzo, glorificare. Il padre glorifica il figlio glorifica il padre lo glorificherà presto, il figlio si lascerà glorificare. Uff! Provate ad osservare i miei confratelli di che cosa parleranno. Dell'amore, perché? Perché quell'oggetto che si chiama amore viene identificato dalla parola. Invece il glorificare non sanno cosa vuol dire. Doxazzo, cosa vuol dire glorificare? Non lo sanno, perché Gesù sta parlando della sua morte. E dice che lì lui glorificherà il padre glorificherà lui, e tutto glorificarsi a vicenda. A casa nostra glorificare equivale a più o meno dare onore. Che cavolo di dare onore c'è nella croce? Niente. Non cogliere il valore di una parola significa perdere la realtà. Nel caso di glorificare, voi avete proprio questo fenomeno. In Oriente, gloria è quella fettina di Dio che noi possiamo sperimentare. Glorificare ha due significati. Uno vuol dire grazie. Siccome non c'era il verbo ringraziare, allora si adoperava il glorificare, cioè
si narrava dove questa fettina di Dio era stata possibile sperimentare nella propria vita. Allora io narro il bene che Dio ha fatto nella storia e quel bene è quella fettina di Dio che si può sperimentare nella storia. Questo è un significato del verbo glorificare. L'altro è rendere presente quella fettina. Allora, nella morte di Gesù è presente una fettina di Dio che l'uomo può sperimentare. Dio è infinito, noi siamo finiti. Allora, quando dice che lui glorifica il Padre, in questo caso non significa che lui sta ringraziando il Padre, tua nonna lo pregherà addirittura che gli tiri via questa esperienza. No, lui lì renderà presente quell'aspetto di Dio che noi possiamo sperimentare, di cui siamo capaci di appropriarci, perché l'infinitezza di Dio è qualcosa di cui noi non possiamo assolutamente appropriarci. Allora, questo glorificare ruota attorno a questo tema, rendere presente quell'aspetto, quella dimensione, quella fetta, quella parte di Dio è sperimentabile dall'umanità. Non conoscendo questo valore della parola, nessuno tratterà questo argomento. E invece si tufferanno a pesce nel trattare l'amore, ma anche qui con un grosso errore. Perché? Perché non riusciranno a fare la distinzione fra l'amore affettivo, che è l'amore umano, l'amore di tenerezza, che è l'amore umano, con la fedeltà al bene dell'altro, che è invece il testo biblico. Noi in italiano, avendo una parola sola che indica tutto, non riusciamo a distinguere i vari tipi di amore. Nel mondo greco invece avevano almeno 4 vocaboli per indicare i vari tipi. Qui viene scelto il terzo, dove si indica l'amore gratuito senza pretendere il contraccambio. Capite che noi non abbiamo in italiano questa parola e quindi non distinguiamo la reciprocità del volersi bene dalla generosità assoluta nel voler bene. Non avendo, non cogliendo questi due modi di voler bene, nella nostra lingua non c'è il vocabolo. Non essendoci il vocabolo, facciamo una fatica da morire a distinguere questi due modi di voler bene. Amare non è solo dare, è anche ricevere. Guardate che amare costa tanta fatica quanto farsi amare. Ma allora qui siamo in un determinato tipo di esperienza. E il mondo greco adopera un certo tipo di vocabolo. Quando invece si parla di amore non emozionale, ma donativo, la mamma alle 3 di notte, dopo la 20ª notte, che si alza 4 volte per notte con il bambino piccolo, l'unica emozione che ha è questo: apro la finestra e lo butto giù. E nessuna mamma mi può dire il contrario. Non c'è affetto, perché è esasperata dalla stanchezza. Eppure prende il bambino, lo allatta, gli lava il culetto, gli mette la ciprietta, gli cambia il panolino e quell'altro sniacchero, dopo 5 minuti, trac, torna a tirar su la sirena e l'altra, come uno zombie, si torna ad alzare a vedere cosa c'è. Qui noi siamo di fronte all'amore non emozionale, ma totalmente donativo, dove non c'è il contraccambio. Il verbo agapao indica questo tipo di amore. Noi in italiano, non avendo a livello di lingua la distinzione, perché abbiamo un verbo solo,
Noi facciamo una fatica da morire a distinguere nella realtà i vari tipi di amore di cui siamo capaci, di cui viviamo l'esperienza, ma mancandoci il vocabolo non riusciamo a oggettivizzarla. Ricordatevi che la lingua è il possesso della realtà. Più povera è la lingua, meno si possiede la realtà. Più ricca è la lingua, più si possiede la realtà. Facciamo un altro piccolo esempio che ci aiuti a capire questo mistero. Quando noi diciamo la parola sentimento, per la formazione culturale escludo i giovani, che sono pochi qui dentro a dire il vero, escludiamo i giovani, ma noi vecchi siamo stati educati a dire che il sentimento non è una cosa importantissima. Soprattutto in ambito religioso. In ambito umano è un altro discorso. Ma in ambito religioso, quando eri piccolino e andavi a fare la comunione, tu sentivi dentro. Poi un po' alla volta il prete ti ha detto no, non è importante. È importante la volontà, è importante la decisione, è importante che tu faccia il bene anche se ti costa. Poi quel prete lì ti ha detto primi anni del matrimonio sono tutti sentimento, poi il sentimento cessa e incomincia la realtà dura, per cui occorre aver pazienza, perdonare, capirsi, lasciar perdere, essere fedeli. Vero? Giocando su un equivoco tremendo, perché in italiano abbiamo una sola parola per dire quella specie di macinino che sentiamo dentro. Abbiamo la parola sentimento. Poi, quando siamo diventati vecchi, ci siamo accorti che esistono due tipi di sentimenti. C'è un sentimento che, se accontentato, si affloscia. Oddio, quanto mi piace quella pelliccia, compramela. Marito la compra, tu la indossi. Per amor di Dio, si è contenti, ma è finita quella specie di bramosia che c'era prima. Chiuso. Mentre invece, per esempio, il dialogare, lo stare insieme, adesso facciamo un po' i romantici, caminetto, poltrona, i figli che vanno a spasso, inverno, freddo, si comincia a chiacchierare lui e lei, si ritorna ad essere fidanzati, ma in senso molto più maturo. Si discorre dei propri difetti, dei propri pregi, senza più né vantarsene né mettersi sotto processo. Nasce dentro un qualche cosa di profondo, di ampio, qualche cosa che fa piacere. E alla fine di questo dialogo così strano, marito e moglie, non più giovani, con un pochettino di neve sui capelli o forse senza capelli, si danno appuntamento per un'altra serata. Beh, anche, non so, fra due sere, quando saremo liberi, possiamo riprendere questo discorso che era piacevole. Sono due sentimenti diversi. Il tedesco li distingue benissimo perché ha due parole per dire sentimento. Il primo, quello della pelliccia, è il Gefühl. Questo invece, che è profondo, desidera ampliarsi, non è invadente, ma è permeante la persona, si dice Gesinnung. Questa lingua, possedendo le due parole, immediatamente obbliga, fin da bambini, i tedeschi, a distinguere i due sentimenti. Per cui, se una persona fa l'educatore, dice il Gefühl, lascialo perdere. Ma il Gesino, guarda che è una cosa da curare, perché è importante. Da noi invece si dice, il sentimento lascia perdere, insomma. Va bene in poesia per fare le canzonette, ma poi non è una cosa che dura. Poi c'è la durezza della vita invece che viene, no, chi te l'ha detto? Il Gesino può andare benissimo in convivenza anche con la durezza della vita. Guardate che la lingua è una potenza. Gli ebrei avevano capito questo. Noi, purtroppo, adoperiamo molto spesso
il linguaggio in una forma micidiale. Distruggiamo tutto. Provate a pensare nel dialogo interpersonale. Vedete che una persona magari si trova a disagio per un determinato argomento. Se noi diciamo, beh, qui c'è un clima di disagio, è meglio cambiare argomento, è un modo signorile per dire mi sono accorto, è giusto che andiamo su un altro tema. Io lo faccio sempre durante gli esami. Ma dire ti vedo a disagio, invece di dire c'è un clima di disagio, cambiamo argomento, ma dire ti vedo a disagio vuol dire crocifiggere quella persona. Basta un leggero spostamento di vocaboli. La lingua uccide, come la lingua risuscita. Chiaro questo? Tenete poi presente quest'altro dato. A livello di linguaggio, noi non parliamo solo con le parole, si parla anche con i gesti, anche il gesto è linguaggio. Ma anche il simbolo è linguaggio. La mia nipotina, che la Marilisa conosce, la più piccola, la Lucia, quando era piccola, ha preso un fazzolettino di quelli di carta e con un abiro che avevo in macchina ha fatto uno scarabocchio e mi ha detto, leggi. Era piccolina. E dicono, ho gli occhiali. Beh, dice, ti leggo io. Voglio tanto bene allo zio. Io sono andato in brodo di viole, ovviamente. Ma non era scritto niente. C'era questo scarabocchio, piccolina, di 4 anni. Non si può pretendere che scriva. Però lei aveva attribuito a quello scarabocchio quel valore. E me lo stava dando come una cosa preziosissima. Che cos'è un fazzoletto di carta? Niente. Che cos'è uno scarabocchio? Niente. Però quel pezzettino di robettina lì, in mano sua, era un messaggio, sotto il profilo simbolico. Molto spesso noi parliamo attraverso simboli che alle volte l'altro riesce a cogliere, alle volte no. E quando non riesce a cogliere, c'è la incomunicabilità. Ed è una cosa che ferisce e uccide. Chiaro il quadro sulla lingua? Sì, non si sta parlando di tedesco, inglese, ma si sta parlando dell'antropologia della lingua. Ora, tenete presente che tutto questo testo è fondato su questi elementi linguistici. La torre non è la torre, è un simbolo, è un linguaggio. La città, sì, per amor di Dio, è torre e anche città, ma non è la città che è importante, è un linguaggio. È un modo di esprimersi. Adesso noi entreremo nella logica di questo tipo di lingua che è espresso nel testo, dove noi non solo esamineremo le cose parlate, venite, facciamoci una torre, facciamoci una città per non disperderci su tutta la terra, ma cercheremo anche di cogliere qual è il valore simbolico a livello di linguaggio di queste cose. Proviamo. Allora forse riusciremo a capire un po' di più il testo. Per capire il testo di Genesi, capitolo 11, e della potenza del linguaggio di cui abbiamo fatto cenno come criteri generali per capire l'argomento, proviamo a leggere alla linea 112, il brano di Pentecoste. E allora, comparando i due testi, riusciremo forse a entrare di più nella mens orientale per capire poi il significato del brano. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.
Vi ricordate? Nello stesso luogo, una città, una torre, insieme, lì, tutti insieme. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo. Anche Dio dal cielo scende, però fa disastri a Babele, perché disperde tutti. Qui invece dal cielo succede qualcosa di diverso. C'è questo rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue. Qui siamo a livello di scambio simbolico. La lingua questa volta non è l'uomo che la produce, non è l'uomo che la adopera, questa lingua viene dall'alto. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e incominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Fermatevi qua e ditemi, se dovete spiegare ad un bambino questo versetto, come glielo spieghereste? E loro aprivano la bocca, volevano parlare italiano, mentre invece usciva fuori da una bocca tedesco, da una bocca inglese, da un altro francese, vero? Rileggete attentamente, dice, siamo alla linea 115, versetto 4, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e incominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Ci siete? Bene. Quindi noi vediamo che questa gente, senza fare sforzi di studio, possedeva questa pluralità di lingue. Seguitemi ancora un momentino. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Dunque qui abbiamo degli ebrei e per fede e per patrimonio cromosomico, cioè abbiamo discendenti del popolo, diciamo così, di Abramo, ma contemporaneamente abbiamo anche gente che crede in Yahweh ma che non è discendente di Abramo, perché dice giudei osservanti di ogni nazione. Diremo in linguaggio tecnico, ebrei e proseliti. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé, per lo stupore dicevano costoro che parlano, non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Allora qui ci si chiede, sono gli apostoli che parlano o tutta questa gente sente nella propria lingua nativa il messaggio? Perciò gli altri potevano aver parlato aramaico, però uno sentiva l'arabo, l'altro sentiva il persiano, l'altro sentiva il greco, l'altro sentiva il latino, l'altro sentiva l'aramaico imperiale, l'altro il siriaco, l'altro l'ittita, che ne so. Capite che il testo vi lascia parecchio sospesi, perché da una parte sembra che dalla loro bocca escano le varie lingue, qui sembra che i vari uditi sentano le varie lingue, ma che non siano esattamente loro a parlarle. Dice, non sono forse Galilei? Come mai li sentiamo nella nostra lingua nativa? Il testo è molto sobrio, per quale motivo? Perché il miracolo non sta nel greco, nell'ebraico, nel siriaco, nell'ittita, ma sta nel fatto che loro sentono un messaggio nella lingua nativa. Chiedetevi cosa significa essere all'estero e sentire parlare la propria lingua.
Non so se a voi è mai capitato. Siete in questo mondo che vi è ostile proprio non perché è cattivo, ma perché non riuscite a comunicare, ed improvvisamente trovate uno che parlando la vostra stessa lingua comunica. Che cosa percepite? Non ci si sente più soli, in qualche maniera ci si sente un po' più protetti e via discorrendo. Questi sentimenti, nel senso di Gesinnung, non di Gefühl, sono sentimenti da adulti o da bambini? E da bambini, è il bambino che sente bisogno di protezione, è il bambino che sente bisogno del tu, l'adulto è anche capace di stare da solo. E allora questa lingua nativa è il folpo per me? O è invece questo tipo di linguaggio che mi fa bene dentro e mi riporta l'autenticità del mio essere? Testo del Nuovo Testamento lascia aperte tutte le possibilità, non esclude una. Proprio il modo di scrivere è stato fatto apposta per lasciare aperto tutte queste modi di riflettere sul brano. Allora, la lingua può essere anche diversa. Io posso parlare ebraico, voi potete non capirlo come lingua, ma potete capire il linguaggio, perché c'è modo e modo di comunicare. Io potrei essere aggressivo, offensivo, oppure potrei essere delicato, attento. Non è il vocabolo in sé che mi dà questo messaggio, ma è tutto il linguaggio che io adopero che dà questo messaggio. Io adopero la lingua verbale e do questo messaggio e potrebbe non essere capito. Ma ho anche il linguaggio non verbale. Ed è sempre lingua, anche questo. E quando io trovo uno zoppo che fa fatica a camminare e lo aiuto, non occorre che parli. Sto già parlando. Ed è il linguaggio nativo. Cioè il linguaggio che tocca il mondo interiore, il linguaggio della comunione, il linguaggio dell'aiuto a chi è più debole e il linguaggio della comprensione. Che cos'è che hanno capito questi signori a Gerusalemme? Io non mi sento di dire che hanno capito tedesco, inglese e francese. Può darsi che sia anche questo. Quando Dio fa i miracoli, li fa sempre alla grande. Ma sono matematicamente certo che hanno sentito anche l'altro linguaggio, questo sì, sono sicuro. Cioè quel linguaggio che riporta l'uomo alla radicalità del suo essere. Dove si parla di perdono, dove si parla di tolleranza, dove si parla di comunione, dove si parla di aiuto, dove non c'è la competizione che distrugge, c'è la competizione che costruisce. Si potrebbero fare tantissime considerazioni a questo punto. Allora, qual è il miracolo dello spirito? Non quello di aver livellato la lingua, ma di aver portato le varie lingue al linguaggio profondo, radicale, essenziale per l'uomo. Qual è il non miracolo della Torre di Babele? È tremendo, non si capivano più alla fine. Naturalmente il racconto mitico di Babele si serve del tedesco, dell'inglese o del francese per dire che non si capivano più. Ma qual è il problema? Non è questo. Non è quello della lingua, ma è quello del linguaggio. Questi uomini, dato il loro egocentrismo, facciamoci un nome, avevano innescato quel processo logico che nasce dalla lettura del racconto del capitolo 3 e del capitolo 4 del libro della Genesi, quando Adamo ed Eva mangiano il frutto per essere come Dio e decidere ciascuno il bene e il male. Qual è la logica conseguenza? Che il più forte prevale sul più debole. Perché quando non c'è un valore che rispettiamo in due, io e te, di fronte al momento in cui ci troviamo in un atteggiamento dispari a livello di riflessione, che cosa dobbiamo fare? Se abbiamo dei valori, cominciamo a discutere e a cercare qual è il valore da rispettare.
Ma se non abbiamo valori al di sopra di noi, io ti do un cazzotto e tu fai quello che dico io. Mi spiego? Che cosa succede? Caino prevale su Abele. Non c'è discussione. C'è la prevaricazione del più forte sul più debole. Lamech, maschio, prevale sulle donne. Due donne, state zitte, io parlo, voi ascoltate. Lamech pone in essere quello che è il criterio della convivenza umana. Se tu mi fai del male, mi fai un graffio, io ti ammazzo. Questa specie di logica che voi trovate, è una riflessione in fondo, nel racconto, viene espressa qui nella Torre di Babele. Facciamoci un nome, vuol dire siamo indipendenti da Dio. Lo vedremo fra poco. Questo significa allora che qui scatta la legge del più forte. Non ci si capisce più. Non ci si capisce più. Allora, la dispersione avviene a causa del fatto che non ci si capisce più. Dire che Dio ha confuso la lingua è un modo esterno per spiegare un fatto interiore, profondo. Proviamo ad affrontare progressivamente questi elementi. Se noi prendiamo la struttura del testo, abbiamo visto che la lingua è la cosa più importante, ma poi, immediatamente dopo, tornate alla scheda numero 2, voi avete l'azione del scendere. Linea 82, ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Poi avete il centro geografico del testo e poi si ripete il verbo. Linea 92, scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua perché non comprendono più l'uno la lingua dell'altro. Questa discesa di Dio, così come la vediamo noi oggi, nel testo di Genesi 11, come può essere interpretata? Una discesa punitiva. Apparentemente sembra che le cose stiano così. Ora, provate ad andare alla linea 128. Nella linea 128 fino alla linea 154 noi abbiamo gli elementi per riflettere su questo scendere di Dio. Alla linea 131 abbiamo questa frase, che è la nostra frase, ma il Signore scese a vedere e poi scende a confondere le lingue. Ed è qui che noi poniamo la domanda, se è una discesa punitiva o se ha sotto sotto un altro significato. Proviamo a vedere un altro brano dove viene adoperato il verbo scendere per indicare un'azione di Dio. Il Signore disse, ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti. Conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso. È lo stesso verbo. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele. Qui chiarissimamente lo scendere di Dio è positivo, non è punitivo. Lo scendere di Dio qui è liberante, vero? Bene. Provate a fare un salto alla linea 140. La gloria del Signore, cioè quella parte di Dio che l'uomo può sperimentare, uscì dalla soglia del Tempio, uscì dalla Chiesa, va bene? La Pisire esce dal tabernacolo, va fuori di Chiesa, a una certa altezza c'è questa schiera di cherubini e la Pisire sale su sui cherubini, avete capito? Ecco, questa è la gloria di Dio che uscì dalla soglia del Tempio e si fermò sui cherubini.
I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi. Dunque Ezechiele sta vedendo questo fatto. Questa presenza di Dio esce dal Tempio e si mette sui cherubini e i cherubini si innalzano, se ne vanno. Anche le ruote si alzarono, sono le ruote dei carri da guerra, dei cherubini. Cherub è un mostro, non è un angelo. Cherub è un leone con la testa umana, le ali di aquila. Quindi ha la forza di una bestia, però ha la testa dell'intelligenza dell'uomo. E guida questi carri da guerra, che sono i carri di guerra di Yahweh. Mi spiego? Questa presenza di Dio sale su questi carri da guerra, questi carri da guerra si allontanano. Anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del Tempio, mentre la gloria di Dio di Israele era in alto su di loro. Qui Ezechiele sta descrivendo una cosa atroce. Dio se ne va dal Tempio, abbandona Gerusalemme e quindi toglie agli uomini la sua presenza salendo. È il salire che è tremendo, non il scendere. Quando Dio scende è sempre positivo, è quando Dio sale che indica abbandono. Quando Dio scende indica vicinanza. Chiaro questo concetto? Dove sta la positività di questa discesa di Dio della linea 82 e della linea 92? Perché di per sé nel racconto sembra che Dio scenda e dica: mo arrivo, vi prendo a sberle e poi sistemo i conti. Sembrerebbe questo. No. Dio scende perché si disperdano. Infatti, se voi leggete il testo, alla linea 64 si dice: il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Se noi invece di fare un po' di grammatichetta ebraica avessimo fatto la narratologia ebraica, un po' di sintassi ad alto livello, capiremo che quando abbiamo due paratassi, molto spesso la seconda è una finale. Provate a sentire. Il Signore confuse la lingua di tutta la terra affinché di là si disperdessero su tutta la terra. Sentite che in questa maniera la seconda frase ha un valore perché spiega il motivo della confusione delle lingue. Non sono due azioni indipendenti, ma il confondere le lingue serve per disperderli. Ci siamo? E questa è un'azione positiva? Sì. Tornate alla linea 148. Qual era il progetto iniziale di Dio sull'umanità? Il progetto iniziale di Dio sull'umanità era questa. Dio li benedisse e disse loro: siete fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela. Se voi notate, Dio fin dall'inizio indica all'umanità l'autorità che l'umanità deve avere su tutto il creato. L'umanità invece tende a chiudersi nella città, non a disperdersi su tutta la terra, a soggiogare tutta la terra. Questa discesa di Dio, dunque, che apparentemente può sembrare punitiva, di fatto è una discesa che aiuta l'umanità, nonostante queste cattiverie sue, a recuperare il progetto originario. L'umanità è stata fatta perché abbia questa autorità su tutta la realtà, non su una piccola parte, la città. La città dunque rappresenta la disobbedienza al progetto di Dio. Dio scende e dice: adesso io faccio in modo che voi, data la situazione, possiate essere obbedienti e non disobbedienti. E quindi vi confondo la lingua perché vi disperdiate su tutta la terra, recuperiate
il progetto iniziale che io avevo sull'umanità e sul creato. Dunque questa discesa, che apparentemente sembra di castigo, di fatto è una discesa che aiuta l'umanità a recuperare quel progetto originale che l'umanità aveva dimenticato. Allora qui c'è da chiedersi, da farsi almeno tre domande, se vogliamo fare una lettura spirituale del testo. La prima domanda è questa. La legge dell'incarnazione appartiene alla logica di Dio o no? Il fatto che Dio si sia incarnato, che sia diventato uomo, è, fra virgolette, un miracolo o è, cioè, qualcosa di eccezionale in ciò che Dio fa, o invece appartiene a questa logica che Dio ha sempre avuto lungo tutta la storia della salvezza? Questa è una prima domanda. Una seconda domanda. L'ascensione per davvero è un'ascensione? Cioè, per davvero è un andarsene? Terzo. Tutte quelle contrarietà, quelle fatiche, quelle realtà negative che noi viviamo molto spesso giudicandole come punizione di Dio nei nostri confronti, per davvero sono così? Il confondere le lingue sembra una specie di punizione, ma per davvero è una punizione? O non è forse un mezzo che Dio ha adoperato per far recuperare all'umanità il suo vero progetto originale che l'umanità aveva dimenticato? Se noi usciamo dal testo, le cose che ci vanno storte, le sofferenze, i limiti, i tradimenti, le delusioni, gli scacchi che noi abbiamo nella vita, per davvero sono delusioni, scacchi, sofferenze? O non nascondono queste realtà qualche cosa di molto più profondo, di autentico, come in questo testo la confusione delle lingue e la dispersione che ne consegue non nasconde forse qualcosa di più profondo? Con questo senso poetico noi ci lasciamo per andare a prenderci un caffettino.